Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Andralink91 ed oggi siamo in questo primo video per la scalata verso la vetta di Inazuma Eleven SD. La vetta della quale sto parlando è quella che ci porterà a raggiungere il rango platino facendo varie sfide all'interno dello stadio. Ho già superato il rango D e sono al rango C e ho deciso di portare a mo' di video tutte quante le partite online che farò. Ovviamente le partite online che farò saranno contro persone random perché nello stadio c'è solo questa possibilità di fare partite contro persone online a caso. Intanto qui, come vedete, ho fatto già qualche pool per cercare di trovare Sol Daystar o almeno i Chiyoshi, ma nessuno dei due. Ci ho speso. Non volevo fare la multisummon perché volevo giocare meno di 3.000 monete. E comunque sia, farò qualche altra monetina e poi cercherò di slottare almeno uno di questi due personaggi perché non è proprio che mi servano. Perché arriveranno tanti altri personaggi migliori sicuramente. Arriverà qualcuno con lo spirito guerriero, su questo non ci piove. Però darebbero comunque una mano in campo. Ad ogni modo, cominciamo subitissimo con la prima partita online che però mi si è bloccata a metà la registrazione e l'ho ripresa qualche secondo dopo perché per sbaglio ho premuto un tasto e si è sminchiata. Come vedete, il giocatore che ho di riserva è un giocatore dell'Aote Tsukinomiya. Più che altro l'ho messo perché mi serviva per completare le missioni dell'evento. E le uniche missioni che mi mancano sono quelle di reclutare personaggi. Me ne mancano tre: il 5 e il 6. E beh, non riesco a reclutarli, non vogliono assolutamente venire in squadra. E dopo un tot di partite mi sono sinceramente stufato di tentare di reclutarli. Sì, mi darebbero un biglietto che mi garantirebbe una pool buona, in teoria, ma insomma, ci riproverò, poi vediamo fino a che. Non voglio scendere troppo con i palloni che ho per giocare, perché sennò non posso neanche comprarli alla fine. Ci vorrebbero soldi veri a quel punto e no. La prima partita è contro un tal Neymar. Che carino. Si chiama Neymar. Vabbè, comunque sia, io queste partite già le ho giocate. E appunto sto registrando dopo averle giocate perché a casa mia ci sono i lavori. A casa mia, a casa a fianco ci sono i lavori e il rumore è costante. Quindi anche se magari ho tempo di registrare in un momento libero, ma nel microfono sentireste solo rumore, rumore e rumore continuo. Quindi, insomma, la partita devo per forza farle così quando non posso registrare perché è troppo tardi o perché è troppo presto e ci sono rumori dei lavori accanto. Quindi, ad ogni modo, io parto sempre così, ovvero con un tiro a catena quando inizio io, oppure anche se mi fanno gol e poi tocca a me, oppure se mi tirano e ho comunque sia i giocatori allineati, io partirò sempre col tiro a catena. Sempre, quando ho possibilità di fare un tiro a catena, vado al 100% con quello. Ed infatti è gol. Molto spesso è gol, difficilmente me lo parano. Certo, poi lì dipende da che portiere hai, se poi c'hai un portiere. Poi anche dalla fortuna, non solo dal portiere, anche dalla fortuna, perché vedrete in una partita quello che ho combinato con 34% di possibilità. Lì secondo me quello mi stava maledicendo malissimo, ma vedremo poi in questo video comunque. Lui tira con Mizukami, no, con Nichiyoshi. Non so perché abbia tirato con Nichiyoshi, visto che aveva Aizaki di rango S lì davanti, che dovrebbe avere un tiro in teoria molto più forte. Però forse no. Anche perché questo qui non mi sembra che i suoi giocatori siano tanto potenziati. Tu puoi potenziare i tuoi giocatori con trovando lo stesso giocatore quando fai una pool, con le basi, con le caramelle per aumentare l'attacco, o meglio, i parametri in generale. Ecco, qui non so neanche io cosa volevo fare, ma alla fine, vabbè, te lasciamo perdere e sono andato direttamente su Asuto e via. Ecco, qui ho fatto un tiro incredibile, non me l'aspettavo. Ho detto, se non faccio gol con questo, mi ritiro definitivamente. Quando c'è così tanta disparità, è possibile che accada questo che avete visto, ovvero che il portiere riceva un boost assurdo, senza motivo apparente. Succede più spesso di quanto possiate immaginare se giocate molto. Comunque sì, ho fatto gol. Devo ammettere che giocare online, non all'evento, ma allo stadio, è più divertente che giocare una partita all'evento. Non so perché. Io durante l'evento Odin, ho
Ero proprio annoiato dal giocare. Alla fine, come ho detto appunto in quel video famoso di critica, chiamatelo come volete, ho detto che appunto preferivo guardare, giocare il computer piuttosto che giocare io. Invece, qui allo stadio, non so perché. Ad ogni modo, mi ha fatto gol con appunto il burning, credo che sia. Non ho mai ben capito cosa sia quella barra, ma penso sia il burning, che ti permette di fare un tiro che supera tutti e tutto. E mi ha fatto gol, ma pensavo non lo facesse perché era molto angolato. E infatti per un pelo c'è entrata la palla in porta. Però buon per lui. Almeno ha fatto gol. Inoltre ho visto che più gol fai, più pubblico ricevi a fine della partita. Qui ho fatto davvero dei bei gol in questa partita. È stata quella forse la migliore che ho fatto. Anche perché cioè, l'avversario si vede, non è forte. Ha solo ranghi S. E i giocatori però non li ha potenziati per niente. Ecco, qui ogni volta che provavo a parare il tiro di Kiyoshi, ogni volta mi superava. Ogni singola volta mi superava. Alla fine non ci provavo neanche più perché cavolo, mi supera. Dico che faccio? È anche fastidioso, no? Dopo, a forza di provare e provare, lui si potenzia e dice: ok, forse non è il caso di usare la tecnica con Jack visto che si potenzia ogni volta, però io ci speravo. Ci speravo davvero tanto. Il Ghost Lock, che sarebbe appunto la tattica, attivata. Però ecco, qui il video appunto si è bloccato per qualche secondo. E niente, ho fatto il triangolo Z, ho fatto. Però non ho voluto attivare comunque la tattica, non la tecnica, tattica. Perché ho detto, teniamocela quando avrò il burning al massimo. Che lì mi sarà di aiuto. Eccolo qua. Proprio in questo momento. Lui non so perché era contento, ha fatto yatta. Ha detto: e vai, no. Come vedi, no. Ecco, qui ce l'avevo io. Ora, qui, se non sbaglio, è questa partita in cui faccio una giocata proprio assurda. Non ricordo se è questa. No, forse non è questa, è la prossima, forse. Faccio una giocata che proprio era da mettersi le mani nei capelli per quanto era bella. Non so neanche come ho fatto a farla. Allora, lui no, adesso tira con Mansak, mi pare. Mi sembra che faccia una stupidaggine. Sì, voleva prendere il fly sul palo. Ma gli va malissimo, gli va. No! È questa! È questa forse! No, perché ho fatto una giocata assurda, ragazzi, è troppo bella. Allora, sì, vado con il Ghost Lock. Il gioco, vabbè, a me lagga perché l'ho detto, il tablet è un po' vecchiotto per questo gioco, ma lascia fare. Sì! Sì, ecco, qui non so neanche quello che stavo cercando di fare, però dico, sbocciamo un attimo Kirina che la porta è libera. La porta era libera. Io tranquillamente, dato che c'è il Ghost Lock, e vado. Gol. Bellissimo. Questa era più stata una giocata di culo pazzesco. Oh, a questo punto, io che faccio? Avevo le tecniche leggermente più deboli, dico, senza sprecare punti. Però ci provo lo stesso, niente da fare. È impossibile parare quel tiro. Non ci se la fa. A questo punto, se non sbaglio, la partita finisce. 52 minuti, non ho ben capito come ci siamo arrivati. Però, vabbè, è finita piuttosto bene. Ho guadagnato un bel po' di spettatori, che poi sono quelli che ti fanno andare avanti appunto di grado. Io non lascio nessun simbolo né a inizio né a fine partita. Perché non è il caso, non mi sembra proprio il caso. Un attimo una rettifica, quel giocatore dell'Aote Tsukinomiya, ve l'ho detto perché sta lì, ma non vi ho detto perché lo tengo e non lo levo. Perché io durante le partite non faccio mai cambi. Non ne sento il motivo. Le tecniche sì, le consumo, ma si ricaricano abbastanza velocemente. Ovviamente il gioco ti dà la possibilità di cambiare, perché vabbè, è calcio, in teoria. Ci vuole almeno un giocatore con cui fare il cambio. Va benissimo, però non l'ho mai usato se non negli obiettivi che richiedevano cambia giocatore in campo. Altrimenti non ne sento davvero il bisogno. Magari poi sbaglio. Però ecco, questo qui aveva 6121, un po' più basso del mio, ma non importa perché quello che importa è se sai giocare, prima cosa. Che conta poco, mo. Voglia di, però conta poco se sai giocare o no. Io quando ho visto Zark ho detto: ah, 400, non sarà granché. E sale a 700.
Ok. Non lo blocco. Semplicemente non lo blocco. Però qui non so cosa è successo. Jack ha fatto scalare tantissimo il tiro. E ero contentissimo perché dico, ok, forse posso pararlo. E poi arrivo a 1821 e dico, ok, dai, 93. 93. Ecco. Aspetta, però il bello deve ancora venire. Non avevo i giocatori allineati. Quindi che fa Andrelink? Tira con Shining Bird? No. Bakunet Storm. Perché giustamente dice, sai, Bakunet Storm è il tiro più potente che posso fare in quel momento. Si potenzia tantissimo ed ero contentissimo perché dico, vai, mo gli facciamo un bel gol. Questa qui mi è dispiaciuto tantissimo per lui perché da 600 è scalato a 360. Io ancora devo. Faccio fatica a capire bene perché scalino alcune volte senza motivo. Il gioco non è che te lo spiega, come non ti spiega nulla. A parte il tutorial. Premi il giocatore, trascinalo e poi rilascialo. Quello ti spiega solamente. 1-0 per me, io ero piuttosto sui giri, dico vabbè, mo però stiamo calmi perché comunque sia. Non è, può sempre recuperare, c'è quello Zanark lì che fa Destroyer Breaker. No, Disaster Breaker, Disaster Breaker, una cosa del genere. Non Destroyer, Disaster. E io dico, ah, 361, dico posso pararlo con Jack, lo blocco. No. Non sempre bloccarlo. Cioè, sempre il numero più alto vuol dire che lo blocchi col difensore. Ecco, qui ci ho messo un po' a selezionare la mossa. Perché dico, è 2,44. Ero indeciso quale usare. Dico, vado con la parata normale. Vado col casting arm. Vado con lo scudo. Alla fine, a caso, scudo. Dico, vabbè, ho sprecato un po' di punti. Ma il portiere si ricarica abbastanza velocemente. Ora che arriva la palla e tutto il resto. E comunque sia. Ho scoperto che i coach, i manager e i coach influiscono molto sull'andamento di una partita, quando tiri, quando difendi, quando pari. Influiscono davvero. Ecco, se, ditemi se questo non è Sculo Link proprio. Altro che Sculo Dlarzo, Sculo Federic, qua Sculo Link proprio, ma di una potenza inimmaginabile. 34% sulla barra più piccola. Io mi sarei messo a piangere se avesse fatto gol in quella maniera, ma ce ne sarebbero di cose da raccontare quando ho parato con il 7% di probabilità. Stavo giocando appunto a rango D nello stadio. Secondo me lì l'avversario ha detto ok, non è per me e ha abbandonato la partita. Però non si può sapere se l'avversario gioca davvero o fa giocare il bot. O meglio, si può riconoscere da come si muove il bot, perché certe decisioni ci mette più tempo a prenderle, altre ci mette un tot di secondi standard, che sono i tempi di risposta, però è un po' difficile a volte capirlo. Qui ovviamente ho fatto il tiro a catena, che comunque sia fare tiri a catena ti sblocca una ricompensa tra le missioni. Oppure se fai i tiri combinati, combo shoot. Oppure gli tiri override. Ragazzi, ci sono tantissime ricompense da prendere. E non so se in Azuma Corner, Diego, se l'ha fatte. Io so che ha fatto le missioni su come prendere i fulmini. Ma non so se ha fatto le missioni perché ne sono tantissime. Ci sono quelle giornaliere che sono facilissime. Dopo lì dipende se tu hai voglia di farle o meno. Sono da usare 8 tecniche speciali, quelle che mi ricordo a memoria. Da fare una partita nello stadio, da utilizzare due tattiche speciali e da fare 5 tiri, mi sembra, una cosa del genere. Poi vabbè, si capisce facilmente come sono. Se vi imparate i termini, alla fine andate a memoria. E ecco, qui ho fatto gol dalla porta mia con appunto il Burning. Proprio, io non pensavo entrasse, ma l'ho rischiata tantissimo e ha ripagato. Rischiare ripaga a volte. Qui giustamente lui aveva più potere difensivo. Ho detto, vabbè, oh, c'ha potere difensivo, lo usasse lui. Qui ho goduto come un riccio perché lui stava ancora bloccato. Ma cosa gli attacchi? Stai perdendo e sei bloccato. C'è il Ghost Lock, zio. C'è il Ghost Lock. Hai sprecato una possibilità. Poteva arrivarci con la palla a prenderlo con Desarm. Ci arrivava. Ma non l'ha fatto. Perché? Perché non sa giocare. Parapapapam.
6135. Ecco, si dice se perde c'è la scusa che ero più forte. Ma tanto è registrata la partita. Si vede dalla partita che fai schifo, eh. Cioè, non è che. Io, ragazzi, trovo avversari che fanno davvero pena. Io non sarò bravo, ma questi sono peggio di me a giocare. Tipo, la partita di prima. Esterrefatto. Ero allibito. Ovviamente, come ho detto, parto col tiro a catena. E cerco di fare gol il prima possibile. Qui ho detto, ok, forse questo l'ha potenziato un pochino. Ma il difensore è abbastanza forte. Sakanoue è tosto, eh. Poi era rango B, se non sbaglio. Quindi ci sta. Penso che l'abbia potenziato. Qui ho detto ok, gol, perfetto, iniziamo benissimo alla grande. Quello è Quagmire del nuovo Inazuma Eleven, che appunto ha quella nuova trivella spaziale, molto carina. Mi piace molto come l'hanno rappresentata in questa nuova veste. Ecco, Aizaki mi ha fatto un pochino paura. Dico, se tira Aizaki. Ok. Overhead Penguin, ma molto forte! Moltissimo! Dico, ok, qua è inutile. Anche ci provo, non lo parerò mai. Devo sperare in qualche miracolo divino. Niente, Jack non la ferma. Andiamo con lo scudo dell'imperatore, magari forse qualcosa riesco a parare. No, non basta. 7%, pff, non ce la farò mai. Replicare quello che ho fatto l'altra volta con il 7% è impossibile. Proprio può accadere una volta su un milione, se proprio ti va bene. Ok, questo qui mi dava un'altra possibilità di provare ancora una volta. Mi taglia la testa, ecco, così. Mi dava la possibilità di provare ancora una volta il tiro a catena. Vediamo come va. Basterà Sakanoue. Ah, ok, Sakanoue lo superiamo, ok. Dovrebbe giocarlo meglio Sakanoue. Potrebbe fare molto di più. 5,83. Beh, se si potenzia come prima. Si è potenziato. Si è potenziato. Ma Sculo Link non ce la fa. Stavolta Sculo Link non viene in aiuto. La para. Ok, la palla va vicino a Kira. Come se l'aggiusterà con Kira? Male, non ho capito perché abbia fatto questo. Poteva giocarsela molto meglio. Io dico ok, c'ho il tiro così, no? Come c'ho, vado in burning. Ho detto fammi un attimino aggiustare bene. E infatti l'ho giocata malissimo. Qui potevo davvero combinare qualcosa con quell'azione. Però comunque si va bene così, ci ricarica i punti, siamo tutti quanti più tranquilli. Va bene, calmi, scialla. Si usa ancora scialla, non lo so, sono rimasto, sono vecchio oramai. Sono vicino ad essere un boomer. Molto vicino. Ok, ora lui va con Overhead Penguin e qui davvero ho visto che si potenziava. Ho detto ok, è finita. Invece no, di pochissimo si potenzia. Ero ancora in gara. Ragazzi, questa partita è stata davvero, davvero bella. Una vittoria un po' particolare, devo ammettere, ma è stata bella. Perché c'è un colpo di scena finale. Faccio un piccolo. Mi metto un po' in hype, vi metto. Ecco, qui attivo il Ghost Lock. Non so neanch'io bene cosa volessi fare, però dico, ho la palla con Asto, provo a tirare con Shining Bird. Ci proviamo? Tanto il difensore. Manco per il cavolo. Dico, ah, vai. No, non va proprio per niente. Meno della metà. Non so cosa influisca certe volte. Devo ancora imparare. Ovviamente la para. Non c'è neanche bisogno che stavamo lì a fare il calcolo. Ora lui è libero. Dopo questo turno si libera, non so come faccia. Ecco, si è già liberato. È durato solo 2 turni, quando in genere dovrebbe durarne 3. Però riesco comunque sia a tirare con Basil e niente, triangolo Z. Per sbaglio ho premuto triangolo Z, volevo fare appunto Fire Tornado, ma niente. Però supero Sakanoue, dico Quagmire, è impossibile superarlo perché tanto me la parerà sicuramente. Io a questo punto avevo molta paura. Lui ha fatto Yatta. Vedo il tiro.
949 di potenza, Cosmic Blaster. Dico, è inutile anche provarci, lasciamo perdere. Faccio Rensa the Wall, niente. Dico, Scudo dell'Imperatore. Provo a parare con tutta la potenza che ho, nessun potenziamento. Ragazzi, ragazzi! Ragazzi, Sculo Link colpisce ancora! E attenzione, non finisce qui! Burning! L'ultima possibilità di provare a fare gol. Incrocio tutto quello che avevo, tutte le dita possibili. E gol. Qui proprio una botta di fortuna pazzesca. Ho vinto per il rotto della cuffia. Io non so quanto stesse smadonnando quel tipo lì contro cui ho giocato. Però come ho... Ecco, sono messo a piangere. E poi le basi ho ricevuto, ma a me quello che interessa sono le basi di rango B. Così potrà potenziare Basil e Jack. Che poi una volta arrivati a 10 si fermano, ma... vabbè. Ad ogni modo, Cugi, il video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e foto a tema nerd. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!